Ciao, hanno estratto i cani dalla neve nell'albergo Rigopiano, lo sapevate? È la notizia più importante. Poi che ci siano ancora delle persone là sotto, morte o vive, che aspettano di essere estratte, è una cosa secondaria, no? Avete sicuramente letto questa notizia in prima pagina del vostro giornale preferito, del telegiornale, vero? Quella dei cani. No, probabilmente no, spero di no almeno. Io ho controllato il Fatto Quotidiano, il Corriere, la Repubblica, la Stampa e nessuno di questi metteva questa notizia in primo piano. In primo piano si parlava delle persone che vengono estratte. E sì, dopo magari si dava anche la notizia sui cuccioli che sono stati salvati, però è secondaria, siamo d'accordo su questo. E allora perché parlo? Perché vi sto dicendo questo? Beh, intanto per vedere se siete d'accordo con me, insomma, che questa notizia è del tutto secondaria, quella dei cuccioli. Anzi, non solo secondaria, è anche, direi, offensiva per i parenti delle persone che sono ancora sotto la neve e non si sa se sono vive o morte. E giustamente, a quanto ho visto io brevemente, sembra che i giornali italiani danno molto più importanza al salvataggio delle persone che al salvataggio di alcuni cuccioli, per quanto anche questo sia importante, non voglio dire che questo non sia importante, però insomma, tra le due cose. Beh, c'è invece un mezzo di informazione anche molto grosso che ha dato in primo piano la notizia del salvataggio dei cuccioli. E questo è la BBC. Eh sì, proprio nella sezione Europa, sul sito della BBC, ieri sera. Sono entrato e ho visto proprio in primo piano, era la notizia più importante per tutta l'Europa, era il salvataggio dei cuccioli dall'albergo di Rigopiano. Ma pensate un po', non c'era altro di cui parlare. Ancora adesso questa notizia si trova sulla prima pagina della BBC, non è la notizia principale, però si trova sul sito. Hanno cambiato un po' il titolo per renderlo meno offensivo nei confronti. Probabilmente hanno ricevuto qualche protesto, qualcuno gli ha fatto notare che non era proprio il caso di presentarla così, no? Con la foto di quelli, non so, delle forze della protezione civile, immagino, che stanno salvando i cani, tutti felici, sembrava come voler dire, beh, in fondo non è così male, almeno i cuccioli si sono salvati, ecco. Vabbè, per fortuna ne hanno fatto cambiare il titolo qualcuno, perché questa veramente volevo lamentarmi un po' con voi, perché questa secondo me è proprio informazione spazzatura. E noi abbiamo in Italia un gran rispetto per la BBC, anche molti giornalisti italiani la considerano un mostro sacro, veramente un modello a cui ispirarsi, e devo dire che non è così. Secondo me, nemmeno forse un giornale scandalistico italiano avrebbe aperto con questa storia dei cuccioli, perché è davvero offensiva. Quindi così volevo dire che i giornalisti, insomma, sono un po' tutti uguali, ci sono dei bravi e meno bravi ovunque. Tra l'altro qui non si tratta neanche dei giornalisti, proprio la scelta di cosa mettere in primo piano non dipende dal giornalista stesso, ma non so, dagli editori, non so davvero da chi dipenda, però voglio dire. Ecco, questo era un po' per sfatare il mito della BBC come grande mezzo di informazione a cui tutti dobbiamo ispirarci. No, non è così, e in futuro ve ne darò altre prove, ma intanto basta questa. Ciao ciao.